Adesso a metà settembre abbiamo aperto venerdì anche con grandi difficoltà, sapendo che l'estate è tremendo, caldissimo, però per fortuna, come al solito, in primavera prepariamo o investiamo tantissimo nella produzione di neve, quale viene coperta durante l'estate e questa è la base della preparazione per far partire la promessa che avevamo dato di aprire il terzo fine settimana di settembre. È importantissimo sia per i giovani e gli atleti di fare allenamento e fra poco anche possono partire tutti i turisti e anche la valle, gli alberghi stanno aspettando l'apertura e la buona partenza nostra. Ho passato una buona estate, devo dire sono molto soddisfatto, sono stato molto bene fisicamente, quest'anno era importante, la preparazione è andata bene, abbiamo sciato un po' in ghiacciaio fino a che è possibile, poi purtroppo le temperature non ce l'hanno più permesso e ho fatto un buon lavoro in Argentina, sono stato quasi 3 settimane ad allenarmi lì con varie squadre. Sì, quest'anno un po' cambiato, sono con le fiamme gialle durante l'estate, però l'obiettivo è sempre la Coppa del Mondo e quindi era importante partire bene e prepararsi bene durante quest'estate calda. Come tutti i comprensori o in generale, il problema dell'energia, il costo dell'energia, abbiamo anche noi. Noi per fortuna in parte abbiamo la possibilità con l'acqua di produrre l'energia, però d'altra parte i costi aumentano talmente che diventa un grande problema. Siamo tornati in Val Senale, siamo a metà fine settembre, si scia, questo è molto positivo, molto buono perché insomma abbiamo fatto un'estate veramente molto molto calda ed era importante riuscire comunque a ripartire adesso in settembre sul ghiacciaio. Hanno fatto un grandissimo lavoro qui, hanno coperto gran parte del ghiacciaio, soprattutto la parte più ripida e quindi sono riusciti ad aprire in tempo per noi per riuscire ad allenarci bene. È sempre un allenamento importantissimo prima di Sölden. Aspettiamo ancora la Leo Gursel, però intanto abbiamo dell'ottima neve sopra, coperta invernale o comunque non il ghiaccio del ghiacciaio e basta. Quindi devo dire molto contento di ripartire qua in Alto Adige dopo una lunga estate con poco sci e poi ho sciato solo in Argentina, però adesso siamo tornati in Alto Adige e si parte.